sta serena e tranquilla. Vabbè, no, perché se vuoi la faccia, e capite? Quindi finché io metto in campo, capito? Capito? Sin dal primo momento lui non ha, ha sempre manifestato una grossa stima nei confronti di Insigne. Senti ragazzi, qui naturalmente tutti opinionisti, tutte grandi storie ce le raccontiamo, ma non ce le vogliamo cantare, ballare e suonare da soli. Lasciamo subito, vedete, è comparso il nostro numero di telefono, spazio ai nostri opinionisti, che è il primo. Sì, salutiamo, auguriamo buona domenica a Marco Davolla. Ciao Marco, sei in diretta qui ad Energia Azzurra. Buonasera a tutti, buona domenica e forza Napoli come sempre. Che grande Marco, che energia, più che azzurra, eh. Ma io perché l'energia spero di trasmettere al Napoli, che deve vincere, come è stato il secondo scudetto a Bologna, questo è. Ah, ecco, bravo. Hai qualche reminiscenza rispetto all'epoca, hai detto porterà bene. Ma io, Salvatore, io però sono convinto di una cosa, io, che la Juventus la faranno risalire, io sono convinto che la Juventus la faranno risalire, perché come è successo già qualche anno fa, uno di questi scudetti che ha vinto, che io considero gli scudetti di cartone, questi 9 scudetti che ha vinto. Guarda, Marco, io sono convinto, Salvatore, sono convintissimo, poi vedrai. Ma dice che non vedrai. Il problema è, infatti, se è possibile non vedrei, e il problema è che di fatti Pillo per questo si è arrabbiato oggi, si è arrabbiato moltissimo con Dybala. Tu sia Fuguay, li fa almeno a 3-4 minuti dalla fine, dacci il tempo eventualmente, se lo fai a 20-30 secondi e lì è fatta, non c'è niente da fare, insomma, è formazione ufficiale. Marco, un abbraccio. Solamente due cose, ma sì, qualora questo campionato dovesse essere sospeso, come è stato successo nel campionato scorso, come funzionano i playoff? Questo volevo. E poi un'ultima cosa, la Supercoppa che si giocherà a gennaio, cioè in caso di parità al termine dei 90 minuti si andrà direttamente ai rigori come la finale di Coppa Italia. Grazie e buonasera. Beh, è già proiettato. Marco, il campionato non sarà sospeso, capì? Non deve essere. E tutto il resto ne consegue, va bene? Andiamo alla formazione ufficiale del Bologna. Fangio sta qui, possiamo chiedergli anche se era se parente di Gifuni, perché aveva un tono di voce molto simile. Gianluca, un abbraccio forte al nostro grande amico Gianluca. Allora, formazione ufficiale del, sembra sa quelle cose, formazione ufficiale del Bologna, la nostra splendida Italia Media legge che c'è Skorupski, quella che avevamo messo nel Silvestri, Danilo e il giapponese Tomiyasu. Pronuncialo con Tomiyasu, dice a me, tu sai tutto per non leggere, Dominguez, Schuten, Barrovo, Soriano, Orsolini, Palacio, salvate pacca la faccia subito. Donna che si tiene Barrovo e Orsolini. Invertiamo Barrovo Orsolini, chiama mamma Mario lui e viene lui regia. Però la vogliamo dire un'altra cosa che non ha moltissimo a che vedere. Allora, ti dicono che hai la macchina fuori posto. siamo in due. Ragazzi, questo per farvi anche capire l'atmosfera che per fortuna c'è. Poi, per esempio, a me scrivono: Carissima, tu quando in Napoli perdo in vantaggio sei triste, che dovrei essere allegro. È evidente che sono triste, noi siamo qui ufficialmente come tifosi. Voglio vedere uno che magari rivede la partita con gli amici o allo stadio, segnano gli avversari, segnate, no, è chiaro che un pochino ce la prendiamo. Adesso con chi ce la vogliamo prendere? Salutiamo Ivan da San Giorgio, ciao, sei in diretta su Energia Azzurra. Pronto, buonasera a tutti, specialmente alle tre bellissime donne, buonasera. Grazie. Ciao Ivan. Soprattutto ha detto, quindi ha salutato anche noi. Bravo Ivan, ciao. Giovedì, se non mi sbaglio, è stato dato il secondo giudizio della partita Juve-Napoli, se non erro, giusto? No, assolutamente. Lunedì, che domani si discuterà in Corte Federale d'Appello. E diciamo, mi è sembrato di aver letto giovedì che era stato confermato il 3-0, no, ma comunque era stato tolto il punto. No, è una notizia falsa e tendenziosa. Domani alle 15:30 in videoconferenza ci sarà appunto in Corte d'Appello federale, la causa verrà discussa alla presenza anche del presidente De Laurentiis, tutto fatto in videoconferenza, rigorosamente in videoconferenza, però approfitto per
questa, insomma, che stiamo parlando di questo per dire una cosa alla quale tengo tantissimo e sulla quale vorrei che tutti stessero molto allerta. Non sto scherzando, parlo molto seriamente. C'è una brutta aria che sta cominciando a tirare, soprattutto oggi alcuni media di rilievo nazionale hanno cominciato a un po' ad agitare le acque, creando una confusione dal punto di vista della comunicazione che non ha nessun fondamento né da un punto di vista giuridico né da un punto di vista etico. Si è voluto cominciare ad assimilare i casi Lazio e Napoli. Sono due eventi completamente diversi che hanno un'origine completamente diversa, assolutamente non sovrapponibile, ed una conclusione che non è ancora scritta. Per quello che riguarda la Lazio si vedrà, e per quello che riguarda il Napoli invece ha avuto già un primo grado di giudizio, vedremo che cosa accadrà in futuro, però attenzione. Volevo a questo punto ringraziare un altro dei nostri partner, mi permetto di farlo io, sì, perché è una cosa che insomma in qualche modo mi può riguardare, a te non ti singuaglione, sì, oddio che mi sono dimenticato, voglio parlare di Prestito Più, questi nostri grandi amici di Canale 8 e di Regia Azzurra, naturalmente di Fosse Napoli, amici veramente di tutti. Intanto, grazie naturalmente. Bene, ecco le immagini dal campo. Quindi partiamo subito da un bellino, che però è un po' lentino. Così, io mi preoccuperei più della seconda, che è lentino. È un po' che bellino. È bellino e ci fa piacere. Però è bello, non lo so. Ma è proprio il passo suo, sì, è così, sì, è così. Sì, insomma, cioè, se tu chiedi a non c'ho sta niente da fare, Marco, no, se tu chiedi non a Fabian Ruiz di prendere palla, girarsi, dribblare, verticalizzare, non è lui. Lui è un palleggiatore, è uno di quelli che ti tranquillizza la giocata, te la mette in sicurezza, te la palleggia molto in orizzontale, poco in verticale lungo, ma in verticale corto un po' di più, però è un giocatore che veramente quando ha la palla ti dà serenità. Poi se a fianco gli metti uno come Bakayoko che dice non ti preoccupare, un po' come succedeva al sottoscritto, corro io, stai tranquillo, tu pensa solo a giocare, e allora diciamo che vengono fuori delle qualità importanti di questa ragazza. Koulibaly inquadrato, Yolanda, Koulibaly eravamo tutti quanti tornati insomma a osannare, concentrazione, grande prestazione, come diceva il nostro amico Sarri, se non fa ogni tanto una alzata non è lui, non è che è una regola. Degli alti e bassi della squadra, senza contare che la alzata, perdonatemi, lo dico anch'io, ci sta, ma di solito sono tre, perché in realtà non è una, di solito sono tre a stagione, contando che ne ha fatta una e mezzo, perché non voglio dire due, ma una e mezzo, ce n'è un'altra e mezzo che io farei magari quando si sta sul 3-0, è una cosa proprio comoda. Ce la programmiamo. Però si sa, insomma, il carattere di Koulibaly è così, cioè ogni tanto deve fare la sciocchezza. Non lo riesco a capire io. Perché è un giocatore talmente tanto straripante in certe circostanze. È così perché fa più notizia un suo errore, dai. No, lo fa per i titoli. Guarda che la partita di Rijeka è stata drammatica, secondo me. È stata drammatica quella fatta da Koulibaly. Mamma mia. È stata veramente terrificante. Neanche se ci impegniamo io e te. Francesco, sai che cosa mi sembra? Facciamo una cosa. Se ci impegniamo io e Marco ce la facciamo, va bene? Tu mettiti sempre fuori da queste storie. Posso andare un attimo al telefono? So che c'è una persona che sta un po' in attesa da un po' di tempo. Sì, salutiamo Antonio da Bacoli. Ciao Antonio, sei in diretta su Energia Azzurra. Buonasera a tutti. Buonasera Antonio. Senti, una domanda gli voglio porre. Ma con questa formazione chi protegge la difesa? Chi protegge la difesa? E poi io sono per Angelotti, ho visto con Angelotti sì col Paris Saint Germain, sì con il Liverpool, io vedevo una grande squadra a prescindere di quello che è successo nel campionato. Una vostra valutazione. Buonasera. Intanto l'Everton è tornato a vincere oggi, quindi insomma è una buona notizia per tutti quelli che hanno in simpatia. Dopo che un ex Napoli aveva fatto male proprio ad Ancelotti. Però ecco, insomma, va bene così per quanto mi riguarda, io ho simpatia per Ancelotti. Assolutamente sì, un signore. Un uomo vero, un allenatore che veramente è storico. Ma è chiaro che chi difende in questa squadra è voglia che ce ne sono. Parlavamo prima di Bakayoko in mezzo al campo, che può essere sicuramente una diga, ma poi anche mettere Isai, che rispetto a Mario Rui è uno che dovrebbe spingere di meno, sicuramente ti può dare più copertura. I due difensori centrali sono due giocatori che sono molto più difendenti che difensori. Non a caso Isai è alle spalle di Fabian, no? Ebbene, sul lato, ma lì c'è un però sì, è chiaro che c'è in
Insigne da quella parte che è ancora più attaccante rispetto a Lozano dall'altra, anche se poi Lorenzo si sta sacrificando tanto. Secondo me è una squadra che con questi interpreti ha un buonissimo equilibrio. Lozanino. Perché glielo chiedi a lei? Lozanino. Guarda, a parte i suoi cali, che ripeto sono fisiologici della squadra, Lozanino per me è un giocatore ritrovato grazie a Gattuso. In realtà mi hai presa un po' in contropiede, perché stavo pensando proprio a una metafora per rendere al meglio la differenza tra Ancelotti e Gattuso. Sì. Stavo pensando proprio ad una metafora televisiva, no? Ma pensavo che la metafora fosse Lozano, pensa un po'. No, vabbè, Lozano è palese. C'è una grande differenza. Però per esempio Ancelotti è un grandissimo allenatore, un grandissimo tecnico, però a Napoli, che è una società che non ha sovrastrutture, che non ha protezione, fare solo l'allenatore, così inteso come professionista, non si può fare e devi avere più sfaccettature. Allora la metafora potrebbe essere: grandissimo Salvatore, ottimo conduttore, meraviglioso, lavora in una grande TV che è Canale 8, si ritrova a fare le riunioni dove lui è autore, si deve costruire la scaletta da solo e riesce a condurre a braccio e riesce ad avere anche delle sinergie con una squadra meravigliosa che è la regia, che è Savio, così. Sposta lo stesso esempio magari ad un conduttore che invece si ritrova lì ad andare in onda con un gobbo, in una struttura dove non deve assolutamente mettere la sua impronta, anche se di valore, anche se incredibilmente potente e forte, ma dove praticamente deve solamente andare in onda, si accende la camera, si vede il suo faccione è garanzia e va avanti. Molto probabilmente tu sarai anche molto più bravo dell'altro tecnico, però il discorso qual è? È che l'altro tecnico ha una sovrastruttura diversa, e allora questa metafora fa capire come Ancelotti è un grandissimo tecnico, ma che ha bisogno di tutta quella sovrastruttura che tu ti crei e ti fai da solo, con naturalmente una grande squadra, perché anche quella è importante, ma è quella la metafora che ci fa capire quanto Gattuso sia un allenatore valido quanto Ancelotti, ma forse nel tempo addirittura anche più valido, perché da solo si sa fare la scaletta, da solo si sa scegliere i giocatori, da solo si sa fare la riunione e quant'altro. Dobbiamo andare al telefono perché languiva, sì. Credo una telefonata da alcune abbiamo ore. Abbiamo Claudio. Sei ancora, diciamo così. Claudio, sei ancora in diretta? Buonasera a tutti gli ospiti. Intanto volevo sapere, ma il Turco che fine ha fatto? Ragazzi, ogni tanto una settimanella, diciamo così, di assenza ce la dobbiamo prendere tutti. Una c'è Marco che lo rappresenta. Aspetta un attimo, se no fai una domanda, lascio di rispondere. Marco, che dicevi, e torniamo subito come a te. Come Turco a breve avrà la mia stessa pettinatura, io quindi soffro di cervicale. Confermo. Pure lui si sta avviando su questa via, diciamo, e quindi pure lui soffre di cervicale. Pochi capelli. È questione di attimi. Allora, torniamo a te. Prego, amico mio. Posso fare la domanda? Volevo fare la domanda alla signora De Rienzo, con la quale, diciamo, volentieri, diciamo, appena finirà questo benedetto coronavirus, insomma, andrei volentieri a cena per parlare del Napoli. Ma quale cena, amico mio? In quale ristorante mai potresti andare? Allora, diciamoci la verità, stai sparagnando dichiaratamente. A pranzo, voglio dire a pranzo. Vabbè, cena. Proprio cena, sono chiuso il ristorante la sera, la domenica. Se vuoi andare a cena, facciamo magari che va dai te, fa la spesa. E gli prepara un bel picnic. Va bene, va bene. La domanda era questa. E siccome il Napoli, diciamo, ultimamente non sta assolutamente facendo un grandissimo gioco, perché probabilmente io ritengo che c'è un equivoco, il Napoli non sa più palleggiare, ma ancora non sa verticalizzare, insomma, e magari non tutte le squadre gli danno la possibilità. Allora, ecco, Gattuso dice di insistere con... probabilmente sta allenando la squadra a cercare di finalizzare di più. Quale potrebbe essere l'arma stasera per, diciamo, averla vinta con il Bologna, che negli ultimi 2-3 anni ci ha sempre fatto vedere i sorci verdi? E vi saluto tutti con simpatia, vi seguo. Grazie, un abbraccio, grazie. E forza Napoli, grazie per averci scelto, veramente. Grazie, ti rispondo proprio con la tua domanda, proprio la squadra. Secondo me quella può fare la differenza, perché a parte che ci siamo esaltati tantissimo per il gioco contro l'Atalanta e poi dopo si è visto un Napoli a sprazzi e più secondi tempi che primi tempi, va, diciamo così. Però al di là di questo,
è la mentalità, la testa che deve fare la differenza. Osimhen in primis, si è letto di un colloquio con De Laurentiis, ma non è quello che può far sbloccare il giocatore, è un giocatore che c'è, mette il suo piede in ogni azione da gol e non è l'unico, ha anche tutto l'attacco, che veramente fino a questo momento possiamo dire che sia uno degli attacchi di più alto livello di questa Serie A, ce lo siamo detti anche dopo il mercato, abbiamo dato voti altissimi al mercato del Napoli, quindi la squadra c'è, la differenza secondo me la può fare la squadra, la testa, la mentalità, perché ogni elemento in mezzo al campo, dietro, davanti, anche tra i pali, secondo me non ha nulla a che invidiare soprattutto al Bologna, permettetemi, per quanto si riguarda i valori in campo, ma anche a squadre che in questo momento occupano posizioni più alte in classifica. Ove mai dovesse capitare, piatto preferito? Per me? Sì, il tuo piatto preferito. A me piace un po' tutto, però diciamo lasagna alla bolognese. Lasagna alla bolognese, ci mette il giusto peperino. No, io invece volevo aggiungere una cosa alla domanda che ha fatto prima il telespettatore e mi ricollegherei anche a quello che ha appena detto Yolanda. Ed è questo, chi difende, chi protegge questa squadra, comincia Osimhen a difendere, perché si difende dall'attaccante, ultimo terminale, fino al portiere, e così come si difende in 11, si attacca anche in 11. E una cosa invece che vorrei sottolineare, non mi è piaciuta affatto del Napoli nelle ultime partite, non è tanto che non sia riuscito a verticalizzare e abbia disimparato il palleggio orizzontale, quanto che abbia fatto pochissimo movimento senza palla e si è arrivato sempre dopo sulle seconde palle. Secondo me è questo che fa la differenza, chiediamo lumi anche al nostro capitano. È assolutamente così, ma quando prima parlavamo di con le difese schierate, come si fa a far gol, come si fa, è il movimento senza palla, è la creatività di una giocata individuale, singola, e invece è la sinergia che ci può essere fra compagni di reparto, chiaramente il muoversi in determinate situazioni. Una bella cagliosa da fuori. Un tiro da fuori. Perché la cagliosa ti dà soddisfazione. La cagliosa dà soddisfazione. Perché ci sono alcuni che lo chiamano, sai, una conclusione all'europea, una conclusione... Eurogol, Eurogol. Eurogol, ma quando mai che è una cagliosa? Cagliosa, cagliosa. Aspetta che dobbiamo tornare al telefono. Mentre i bambini del Bologna stanno facendo che è una squadra, la quinta... Tutti svedesi. È giusto così, ragazzi, è giusto così. Ci sono squadre che hanno scelto altre che continuano a seminare. La prego, dottoressa. Salutiamo Gennaro da Capri. Ciao, sei in diretta su Energia Azzurra. Buonasera a tutti. Ciao. Io vorrei salutare le tre ragazze che stanno nel parco scenico, e lei vorrei invitare a Capri. Oh, che bello, Gennaro, questo sì che ci piace. Genna, ti dico la verità, sono quei sacrifici che uno può pensare di fare, invece di venire in questo studio meraviglioso, così assolutamente comodo, con questo panorama altrettanto bene, fare una passeggiatina a casa. Aspetta che chiedo a Marco, ove mai dovesse rientrare per l'occasione turco, noi lo infortuniamo. La signora Mela è una mia amica, ci siamo conosciuti a Di Maro. Sì, ciao Gennaro, come stai? Sto bene, dottoressa. Benissimo, allora ci dobbiamo vedere soltanto presto, ma precisa, l'invito è esclusivamente. Io faccio un bel pranzetto. Ove mai? Tu non c'entri, scusa. Ma partite che da te per dirla a Gennaro, ove mai? Non c'è calcio, venite la settimana prossima io. Ah, si sta estendendo l'invito, vedi? Sì. Gennaro sta allargando. Sì, ma ove mai, che piatto preferisce nello stadio? Può venire anche Salvatore. Vabbè, proprio se non sei necessario. Io consumo molto. Italia, che allora, cosa ha detto? Lasagna alla bolognese per Yolanda, lo ha già detto prima. Io sinceramente, se posso chiedere, siamo al limite con la stagionalità, parmigiana di melanzane. Cioè, ma voi a Capri andate a mangiarsi tutto? Niente di... Vai, ragazzi. Qui a Capri si mangia il pesce, fammi capire, uno va a Capri. Allora dai, sceglilo tu un piatto di pesce. È una bella calamarata. Calamarata sì, è un totono in bottiglia. Oh, il totono in bottiglia, bravo, leggero e assolutamente. Leggero, noi
300 grammi tanto non lo facciamo. No, giusto, va bene così. Allora ci vediamo presto. Vabbè, ci vediamo, Gennaro, organizziamoci. Sempre Forza Napoli, Forza Napoli 8. Grazie, Gennaro, e viva le isole dove veramente ci guardano con grande affetto tutte quante. Complimenti, anche perché insomma si vive, anche se con grande preoccupazione, come dappertutto, anche lì naturalmente con grande spirito si sta organizzando. Complimenti veramente. E i momenti, ecco, il calcio in questo senso lo è sempre, però permettetemi di dire senza sviolinate, in questo senso dà veramente un momento, un paio d'ore, e se ci aggiungiamo anche il pre post partita di Canale 8, qualcosina anche di più, ecco, di sorrisi, ecco perché ci fa veramente piacere essere con voi. E quando qualcuno dice ma se succede, non ha da succedere, il cammino deve andare avanti, noi dobbiamo continuare a sorridere, dobbiamo chiedere a Montervino non sa che cosa, lui quando ci guarda dice ma veramente mi stai facendo questa domanda, che lì. No, invece no, resiste. Io dico, hanno chiuso i teatri, hanno chiuso i cinema, fra poco finiscono pure le serie sui vari Netflix, Amazon. Senza il campionato a questo punto non possiamo fare più niente, niente proprio. Ci guardiamo le serie Lanzuise, che per fortuna è prolifico da questo punto di vista, insomma, Qui a Canale 8 appunto a Prodichè con Lisa Fusco, le sorelle Fusco, le sorelle Fusco. Verde e Salvatore Turco, ovviamente c'è anche lui. Sì, c'è anche lui. Pensa, e questa è riuscito ad avere successo nonostante lui. Vedi? No, io guardo, io adoro Nonnorra, giusto si dice? Sì, sì. Nonnorra mi fa impazzire. Nonnorra mi fa impazzire, è una cosa meravigliosa. Devi capace, vedere, io ho visto qualcosa del Turco, è capace di giocarsi le bollette anche durante. Sì, sì. Durante la cioè, è incredibile. Grande Salvatore. Permettetemi di tornare al telefono con Pasqualina. Salutiamo Ugo da Napoli, ciao, sei in diretta su Energia Azzurra. Buonasera. Volevo chiedere una cosa, Yusai gioca a sinistra, però sta impazzendo sul web che Mario Rui e Gulam siano stati puniti da Gattuso e siano stati messi in tribuna, cioè non potranno nemmeno scendere in campo eventualmente in futuro. Volevo capire se sapete qualcosa di notizia in più, perché allora il mattino e altre testate. Un attimo solo, che mi dicono dalla regia, perché la redazione era al lavoro, perdonatemi, ho sentito soltanto le ultime parole, soltanto. Sì. Allora, scambio vivace tra Gattuso e Marelu. C'è stato uno scambio vivace. Lo avevamo anticipato. Noi lo abbiamo anticipato. Mario Rui. Sapigli è questione. Soltanto che con Gattuso è impossibile proprio pensarla. Obbligata, non avendo a sinistra né Gulam né Mario Rui. Su Gulam, però, scusate, io non ho nessun tipo di notizia. Su Gulam è messo in mezzo, dal senso. Forse per fare da paciere. Mi sembra difficile che Gulam abbia avuto. Proprio, non la vedo proprio. A me sembra difficile, però purtroppo il web sta impazzendo e ne parlano anche altre testate giornalistiche. Ecco, ne può parlare chiunque. Io credo che il microcosmo di una squadra di calcio è proprio come qualsiasi ipoteca voi possiate immaginare, è sui posti di lavoro, dove naturalmente uno se la suda, se la fatica, la pagnotta, poi magari qualche discussione ci può essere. Accade però tra persone per bene, come spesso sarà capitato pure a voi, quando è capitato una cosa di questo tipo, poi ci si chiarisce e i rapporti diventano ancora più positivi, si diventa ancora più. Aspetta che il capitano ci butta la sua. Al primo allenamento ha litigato con lo Zan. Come no? Guarda che cambia la parte. Sapete qual è la cosa clamorosa? Che ancora deve iniziare la partita e già la cosa è uscita. Questo è clamoroso. Perché sai, sono andato in tribuna. Questo è clamoroso. Però vedi, quando parliamo di sovrastruttura che manca in casa Napoli. Non è un segnale di grande società, non è un segnale di ambiente unito. Ma non perché non succede, anche nell'ambiente più unito e nella società più organizzata succedono queste cose. Non escono 5 minuti prima che inizia la partita. Sai cos'è, Mario? Uscirà martedì e probabilmente se si vince la partita manco l'avrebbero fatto in tribuna. Però Francesco, il dato è che questo ragazzo piglia e va in tribuna. Allora dice, ma com'è? Francesco, è la probabile formazione, manco in banchina. Allora là ovviamente un po' però di. Però Francesco, sai cos'è? Che ci sono anche tanti modi per dirle le cose, perché noi qua l'abbiamo detto ad inizio trasmissione in maniera più articolata, cercando anche di capire e di raccontarla bene la storia. E poi di fatto, se decidi di farla crescere dal punto di vista mediatico attraverso i social, spari un titolo, sottolinei alcuni aspetti, poi lì non è più soltanto la responsabilità della società, secondo me, che ovviamente ha dei limiti. No, perché sai, è fondamentale, vuol dire, come le dici le cose poi. Voi che fate soprattutto questo mestiere di comunicazione e siamo tutti tifosi del Napoli.
è una cosa che può far bene o male in questo dipende momento. Da come la vedi. Allora, la notizia, secondo le regole somme del giornalismo, in teoria se ce l'hai la devi dare, però poi subentrano tutta una serie di elementi, a cominciare dalla privacy, modo in cui la devi dare. C'è un'etica, perfetto, modo in cui la devi poi dare. Subentrano appunto una serie di elementi, c'è il discorso legato alla privacy che comunque va rispettato, c'è soprattutto l'etica professionale che tu hai, la deontologia che ti consente poi di giostrare determinato tipo di informazioni senza negarla la verità. Scusate, poi, parliamoci chiaro, spararla così, e sicuramente sarà capitato anche in Italia delle circostanze dove magari tu hai una notizia relativa a un tuo amico, a me è capitato, come penso sia capitato pure a te, certo, Italia, perché è capitato certo, a tutti, certo. E tu quella notizia non l'hai data per una questione di valore etico, perché sapevi una cosa che sapevi tu dal punto di vista amicale e non dal punto di vista della notizia, e quindi quella notizia non l'hai data. A me è capitato, sarà capitato anche in Italia, e c'è chi non ragiona così, e c'è sempre lo stesso discorso: quando il giornalista si mette davanti alla notizia per protagonismo, per avere fama, non è mai un giornalista corretto, perché prima deve arrivare la notizia e poi deve arrivare il giornalista. Mi sembra strano, tra l'altro, che ci scandalizziamo, visto che siamo al Dallara, dove c'è un Zazzaroni che ha dato la notizia della malattia di Mihajlovic, che era un suo amico, quindi rendiamoci conto che ci sono giornalisti che non guardano in faccia a nessuno. Io non ho nemmeno problemi a fare nome e cognome. Comunque posso dire una cosa, sì, della lite di Nela Rienzo nei camerini non ne ha parlato nessuno, eppure credetemi che sono volate extension. Ecco, sono volate extension, sì. E io ho un reperto video e ecco, audio e nessuno ne ha parlato, io sono incavolata. Ma soltanto perché ragazzi ti voglio ricattare, che dividevano, eh? Solo ho perché questo. Io voglio un compenso, altrimenti esce. Detto questo, si torna al centralino. Eh sì, abbiamo Marco al telefono. Ciao, sei in diretta. Credo sia Marco. Chiedo scusa. Era in diretta. Era in diretta. Era. Forse è caduto. Sta cercando squadre... la notizia sui social del litigio tra Pasqualina e... Ma poi ci credono veramente Pasqualina. Ma no. Poi mi fermano, mi dicono: ma è vero che hai litigato con Pasqualina? No, non è vero. Allora, perdonatemi, la fonte quale? Chiedo scusa, la fonte se me la potete ripetere. Allora, pare che la notizia, se questa ve la riporto, sì, mi arriva in contemporanea e ve la do. Ha raggiunto lì diciamo così, alla televisione ufficiale di quella squadra, dichiara che è nazionale, che conosciamo tutti, dichiara che Gattuso ha inteso dare un turno di riposo a tutti e due i giocatori. Questo lo dice Giuntoli, che è la voce della società, che è la voce della società, che è già, insomma, evidentemente una scelta. Ha inteso dare un turno di riposo. Ha inteso dare. Le motivazioni poi si devono, senza fare se, ma quant'altro, si devono, allora, rivelare e scoprire nel corso della settimana. Specifico meglio, non li ha visti sul pezzo, Gattuso non li ha visti sul pezzo, quindi richiamiamo anche l'episodio, certo, di Lozano, che non era sul pezzo in quell'allenamento, e ha detto: ragazzi, se non ci state con la testa... Prima della partita, quando hai detto una probabile formazione, io ho detto: mi risulta che giochi Isai e non Mario Rui, non perché mi piace più Isai di Mario Rui, perché le notizie che arrivavano, e non è che si sta allenando proprio alla grande dopo Rijeka, ha digerito male qualche rimprovero di troppo dell'allenatore, si viene qua e si dice: no, mi risulta che ci sia un ballottaggio, ma che potrebbe spuntarla Isai. Allora dico, se la voce ufficiale della società 10 minuti prima della partita dice l'allenatore non l'ha visti sul pezzo e gli ha voluto dare un turno di riposo, non si deve, a mio avviso, poi non so chi sarà la testata che ha messo per prima la litigata fra i due, roba va, non si deve andare nel dettaglio, perché si rischia di fare non del bene. Ma non solo, non solo, scusatemi, ma si ripete anche una storia già vista con Gattuso, perché Gattuso è questo, è ancora uno che ragiona come calciatore pur essendo mister, ma non guarda in faccia a nessuno. Ricordiamoci cosa accadde ad Allan l'anno scorso. Allora, adesso torniamo al telefono, così non facciamo troppo attendere. Sì, salutiamo Luigi, ciao, sei in diretta su Energia Azzurra. Buonasera, sento una domanda alla dottoressa D'Arienzo, se è possibile, e poi una curiosità, sempre la dottoressa D'Arienzo. Sì, sempre lei. Poi ascolterò per telefono. Allora, la domanda è che Gattuso, con tutto questo materiale di attaccanti che già ha, troverà la squadra giusta per farli giocare tutti insieme? E poi, se è una curiosità che riguarda la dottoressa, volevo sapere se c'è un legame tra la dottoressa D'Arienzo
dei famosi fratelli D'Arienzo del Vomero, che erano dei maestri del riscaldamento, perché io tanti anni fa lavoravo con loro. È una curiosità più che altro. La ringrazio, no, ascolto per la... per la TV, va bene? No, grazie per l'affetto, perché è l'ennesima volta dove cercano di trovare i miei parenti in trasmissione. Certo, fatto di scaldamento. No, però non è così, però non è così, non li conosco e vabbè, mi dispiace, in questo caso non abbiamo potuto fare carramba. Per quanto riguarda l'attacco, io credo assolutamente di sì, l'abbiamo elogiato tantissimo anche nei cambi quando abbiamo visto che l'inserimento di Petagna al posto di Osimhen, quando le cose si cominciavano a mettere male, poteva essere quell'arma in più. Non è stato così nelle ultime gare, tant'è che hanno preso anche dei voti piuttosto bassi proprio i giocatori che riguardano quel reparto. Io spero francamente che con il ritorno di Insigne e con ripeto, un reparto così nutrito, perché lì davanti c'è Lozano, c'è Politano, c'è Insigne, c'è Mertens, c'è lo stesso Zielinski, come ha detto Francesco, che può giocare al posto di Mertens lì dietro la punta che Osimhen, lo stesso Osimhen, Petagna, insomma anche a livello di caratteristiche mi sembra un attacco veramente costruito molto bene dal mercato del Napoli, quindi io penso e spero che possano segnare tanto e che possano dire la loro in maniera importante in questa stagione. Prima di darvi la versione, a questo punto riporto la fonte, perché c'è Ugolini che ha dichiarato qualche istante fa una cosa molto precisa, chiedevo a Pasqualina, ma sto capello di Insigne, poi andiamo al telefono, ma sto capello di che colore è? Platino. Sì, sì, ah, ok, sì, perfetto, sì, okay. Sì, giusto sì. Per andiamo sapere. Dallo stesso parrucchiere. Sì, vabbè. Sì, sì, sì. Allora, Ugolini, quindi fonte Sky ufficiale. Allora, nella mattinata che precede la gara, lo staff tecnico analizza i dati dei giocatori, degli ultimi allenamenti dei giocatori, quelli che in pratica si rilevano attraverso il GPS, eccetera, eccetera. Telemetria. La telemetria. Bene, questi dati hanno detto che nel caso di Gulam e di Mario Rui, appunto, non erano evidentemente sotto ritmo, e quindi insomma è meglio eventualmente farne entrare qualcun altro. Ma che stai, vai Marco. No, dicevo, ma io penso che ben venga, diciamo, se ricordo bene il nostro mister quando è venuto ad allenare il Napoli, che c'era un po' di maretta negli spogliatoi, tutti quanti dicevano è l'uomo giusto, l'uomo di polso. Ora diciamo che la Juve non ha quest'uomo di polso perché Pirlo è un po' morbido. Un po' Pirlo, sì. Quindi per me è un valore aggiunto avere un mister che possa smuovere e scuotere i calciatori per migliorarli. Andiamo al telefono con Anna. Ciao, sei in diretta su Energia Azzurra. Buonasera, che bello! Ciao. Buonasera Anna. A tutti! Sì. Ciao! Grande Anna! Bentornato Salvatore! Sì, 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 vabbè, ma io poco sono stato. I Salvatore si viene una settimanella, tutti i Salvatore, capito? Cerchiamo, dimmi che fa. Dimmi. Posso dire una cosa? Sì. Grazie. Prima di tutto un bacione fortissimo alle mie amiche. Ciao, ciao, le bellissime amiche che amo tanto. Grazie. Uno. Due, un bacione a chi ha risposto al telefono, perché è dolcissimo. Si è risposto al telefono, vogliamo sapere proprio. Vabbè, ma adesso noi abbiamo l'agenzia dei cuori infranti qua. Lasciamo bene. Ecco. Vabbè, noi però ci capiamo. Però va detto che è una bella cosa, perché insomma, essere cordiali ed educati è una delle prerogative di Cavalli. Era savio, secondo me era savio. Però lo dice sempre Anna, sì, questa cosa. Secondo me era savio. Allora, presentati, no? Tu non Anna, ovviamente chi è dietro le quinte, ecco. Si deve presentare ad Anna e poi si vedrà. E poi si vedrà. Anna. Poi voglio dire un'altra cosa, capitano, buonasera. Ciao Anna, buonasera. Non potevo mancarvi, salutarvi. Ah, grazie. La settimana scorsa, capitano, ti ho tradito. L'ultima volta che ho giocato a Napoli. No, non c'era a casa. Ah, ecco, sei uscita, vabbè, buona, fa niente, è uscita. Un poco. Brava Anna, finché si mi può. Mi sono la formula nella mia carrozzella. Ah, meno male, meno male. Vabbè, invece di guidare a mano, bene. Ho avuto il mio amico che mi ha guidato lui. Bravo, bello, bravo, bello, e bravi tutti belli. E due. Allora sei giustificata, perfetto. Sono uscita un poco, no, ma giusto poco, hai capito? Dico la verità. Era il weekend,
quindi insomma siamo contentissimi per te, Anna, brava, così si fa, e un abbraccio forte anche al tuo amico che ti accompagna. E poi volevo mandare un bacione veramente a voi, perché vi seguo sempre, perché vi voglio bene, soprattutto alle mie amiche. Grazie. E un bacione fortissimo a chi risponde al telefono. Insomma, forza Napoli, e siamo sempre sorridenti e forti. Forza Anna, brava. Aspetta, Mele, che hai combinato? No, c'è una notizia importante. Ma di chi la dà? Qual è la fonte? La fonte è ufficiale. A seguito della positività di Calecon, l'ASL di Firenze ha bloccato tutte le convocazioni dei nazionali che non potranno raggiungere, appunto, non potranno rispondere alle chiamate dei vari CT. Quindi, no, è un dato importante anche in vista di quello che accadrà lunedì, perché la ASL ancora una volta interviene, questa volta è la ASL di Firenze, che a seguito di una positività registrata, come da prassi, blocca tutti i contatti diretti, quindi da Castrovilli a passare per altri. Quindi domani potrebbe essere la nazionale italiana a un punto di realizzazione, si autoinfligge la sconfitta a tavolino e si percuote con forza, flagellandosi sulla pubblica piazza. No, ci rendiamo conto? Questo è il problema alla base del discorso Juve-Napoli, che abbiamo sollevato. Per questo ci stanno arrivando dicendo, tutti, bravissimi. Proprio perché effettivamente in prossimità di quello che accadrà domani è una cosa che interviene, sinceramente credo che sia, al di là della partita che comincerà tra poco, lì poi si parla di un'altra storia, di un altro campionato. E io ribadisco, fa bene ad intervenire l'ASL. L'ASL fa bene ad intervenire, perché ci deve essere un circuito, ci deve essere un controllo che va al di là del gioco calcio, non a caso si chiama gioco, che è la sanità pubblica, che di conseguenza blocca il rischio di una diffusione di una pandemia. Ma questo mi sembra molto chiaro, l'unica che non ci è arrivata è la Serie A, perché le altre categorie ci sono arrivate. E c'è anche il passaggio fondamentale del viaggio, il concetto di spostamento. Perché il problema a Napoli, con il Napoli, si è verificato perché l'intervento dell'ASL è stato determinato anche dal rischio di contagio in aeroporti e alberghi, così come questi ragazzi che devono raggiungere i paesi. Ultima telefonata prima di iniziare a vedere la partita insieme. Sì, Salvatore, abbiamo ricevuto tantissimi inviti, pranzo cena, lei giustamente ci sta invitando da ben 2 anni. Ah, sì. Anna da Volturano, ciao, ecco. Anna! Buonasera a tutti voi, buonasera! Sì. Un bacio, portami 3 belle donne di Canale 8. Grazie! La signora gialla, io la chiamo la signora gialla, ha delle gambe meravigliose, stupende. Allora io, per dire la verità, io sto ancora a tavola. Tu dici come mai? No. Perché i miei figli verso le 4 sono scesi dalla montagna, sono andata a cogliere sia le castagne sia i funghi. Ma io ho una vacca piena di funghi, ma come passare 3 giorni nell'acqua, perché non ce la... Sono morti, mi dispiace che è stata lontana. I chiodini, e poi i chiodini ho trovato pure un paio di tartufi piccoli neri. Oggi volete sapere? Sì, con i funghi, papacci ripiene, qua faccio il pollo cadè, i bambini l'ho fatto mangiare. Allora Anna, noi vorremmo stare con te anche un altro quarto d'ora, 20 minuti, perché hai capito che la situazione diventa, però Anna, abbiamo un problema, sta cominciando la partita, capite? Aspettando, non fa niente, vorremmo, ti faremo partecipare straordinariamente però anche al programma La Ricetta, a questo punto, ospite di Marco o viceversa Marco ospite tuo, e la vai a mangiare il tuo coso. Sì. Facciamo il programma per assaggiare, per mangiare. No, dovete andare a casa la assolutamente, quindi, guarda, e noi scientificamente ti seguiremo, va bene? Quindi la squadra Anna per quella puntata. Anna, no, abbiamo preso il numero, chiamiamo noi, e quando ci elimini, Anna, allora... Manca veramente pochissimo all'inizio della gara, che come sempre, voglio ricordare, noi commenteremo insieme, quindi fermi lì, il numero di telefono sarà sempre pronto per essere usato, quindi lo lasciamo lì, perché voi dovete aiutarci a vivere l'emozione della partita. Noi, diciamo così, alla fine possiamo zompettare un poco. Oggi solo zompettare. No, oggi andiamo a festeggiare. Oggi a bambini. No, non voglio sapere niente. Non voglio sapere niente, è la parola d'ordine di questa partita. Ci vediamo tra pochissimo. Stiamo insieme qui ad Energia Azzurra, Bologna-Napoli.